Buongiorno dal giorno 2 del viaggio in Corea. Guarda che c'è assolutamente niente. Sono le 9, siamo uscite tranquille, un pochino jet laggata io perché mi sono svegliata davvero presto. Sì, ma tu sei alzata solo con la sveglia che mi provo. Tu mi arrangi in piedi, mi devo stare anch'io. No, ma io sono così, cioè appena suono un mi alzo perché sennò rischio di non alzarmi più. Stamattina andiamo, lo faccio pronunciare a lei perché è più brava. Fondo Pun. Palace. Outfit carini. Outfit molto carini. Veramente di Alamond. Davvero? Buono! Sì? Buono! Siamo al palazzo ed è bellissimo. La guida ci ha detto che praticamente è quasi tutto ricostruito a causa appunto delle guerre, dei bombardamenti eccetera, però hanno cercato in questo caso particolare, essendo anche patrimonio dell'UNESCO, di ricostruirlo nella maniera più fedele possibile all'originale, quindi dovremmo fidarci sostanzialmente. È stupendo, adesso voglio andare su a vedere cosa si vede dentro la sala del trono, perché questa praticamente è tutta la via dove si posizionavano anche i soldati, proclamavano il re eccetera, e dentro c'è la sala del trono. Cambio location, ma siamo sempre all'interno del palazzo reale e in questo caso invece ci siamo spostati all'interno del giardino segreto, e segreto perché appunto era predisposto per la royal family, quindi per la famiglia reale, e all'interno ci sono diversi complessi, tra cui anche quella struttura che avete visto, luoghi in cui venivano fatti degli esami, biblioteche, il laghetto dove per pescare, e niente, io sono innamorata di questi colori e è bellissimo. Thank you.
Molto pesce. Mi trovo alla Seoul Tower, che è qui alle mie spalle, detta anche Namsan Tower, prende il nome dal monte su cui è costruita, ed è simbolica questa torre, la torre più importante di Seoul, per due principali motivi. Vabbè, io la conosco perché io amo. Se vedete qua c'è un cimitero di lucchetti, ma continua, poi vi faccio vedere, continua anche sotto, c'è una passeggiata, e perché tutte le coppie vengono qua, lo puoi anche comprare il lucchetto e lasciano il loro lucchettino. Questo tipo è palesemente un lucchetto di Tiger, perché ce l'ho uguale. E poi è simbolica perché non ho capito se è accesa tutto il giorno, però sicuramente di notte si vede che è illuminata, e in base al colore puoi capire un po' com'è l'aria, qualità dell'aria, se è blu, tipo se è blu buonino, buono buono buono, molto buono, se è rossa sei morto. Vedi tutte le varie sfumature. Inizia lo shopping pazzerello. Andiamo. E vediamo un po' cosa comprare. Ok, sono da sola adesso, ho già fatto dei danni e voglio fare un po' di shopping. Quindi da olica o da olica sicuramente prenderò questi. Qualcosa, qualche maschera tipo. Devo dire che finora nei negozi monobrand non è la massima esperienza dello shopping, perché si è proprio assaliti letteralmente dalla gente e si fa un po' fatica a vedersi le cose da soli, ecco, con tranquillità. Però vabbè, adesso proverò a vedere da Olivier se la situazione è più carina. Pensavo fosse un'esperienza molto più rilassante, invece cioè se dici anche solo guarda, voglio dare uno sguardo, ti seguono comunque e cominciano a cercare di consigliarti di comprare i 1000 set insieme, che per carità sicuramente sono convenienti, ma io non posso portarmi 4 bottiglie a casa dello stesso prodotto, cioè è un pochettino too much. Però cioè, e comunque io di consumo di skincare ne faccio tanto, quindi neanche per dire, così ogni tanto. Andiamo qua. Momenti di panico a Bong. Aiutino. Nei prossimi giorni lei per gli sticker pazza. Non è stata una bella esperienza di shopping a Myeongdong, perché sono, come accennavo, tutti molto aggressivi
e quindi, e soprattutto c'era tantissima gente essendo sabato sera. E niente, però giorno 1 ufficiale è andato e siamo qui col risottino bianco, che non è un risotto ma col riso bianco. Come... due minuti di video. Come riassumi questa giornata? Come riassumi questa giornata? Sto filmando. Come riassumo questa giornata? Ne abbiamo visto un sacco di cose. Due lettere. K-O. Oppure Caputo. L'abbiamo sentito in ritardo. L'ho sentito quando siamo arrivate a Myeongdong. Ci siamo lasciate tutte. Da lì ho iniziato a sentire una stanchezza folle. Esatto. Comunque si è preso 8 foglie di sticker.